Dal terrazzo del Museo del Risorgimento, terrazzo che dà in Piazza del Popolo, incontriamo Giulia Belfiori del capitolo BNI, vicepresidente. Perché in questo splendido terrazzo ci incontriamo? Perché a marzo, il 26 marzo, partirà una bellissima mostra su Napoleone Bonaparte, di cui BNI è partner, e quindi era giusto appunto omaggiare e dare un'anteprima, insomma, di questo che sarà questo bellissimo evento. Intanto, come abbiamo già sottolineato in altri servizi, il capitolo cresce. Assolutamente sì, due nuovi membri nel mese di febbraio. Abbiamo Stefano Bagnoli, promotore finanziario, e Lorenzo Savelli, che è un consulente del lavoro. Quindi due personalità, due professionalità che erano estremamente ricercate all'interno del capitolo e finalmente sono entrati in squadra con noi. Qualcuno direbbe si va a velocità 40 tra poco. Anche 50. Lorenzo Savelli, perché entrare in un capitolo biennale? E BNI perché mi reputo una persona curiosa, una persona che crede nelle relazioni e credo che la mia professionalità possa essere utile per tanti professionisti all'interno di BNI del capitolo Maioliche e mi occupo appunto di sicurezza sul lavoro e la mia professionalità prevede tanto la collaborazione con le diverse professionalità che ci sono all'interno del capitolo BNI. Oggi più che mai sicurezza sul lavoro è un punto principale dell'azienda. È un punto cardine, è un punto sul quale a tuttora, ai giorni nostri, i telegiornali ne stanno parlando, ma è solamente come dire, una piccola parte di quello che è un mondo veramente molto importante all'interno del nostro panorama italiano. Quali sono gli obiettivi, Stefano Bagnoli, all'interno di questo capitolo? Sì, buongiorno a tutti. I miei obiettivi principalmente sono quelli di creare delle relazioni solide. Mi è piaciuto fin da subito il progetto, le realtà, i valori di BNI e quindi fondamentalmente i miei obiettivi sono quello di riuscire a creare e aiutare liberi professionisti, imprenditori come me a creare relazioni solide. C'è bisogno anche del consulente giusto. Sì, esattamente. Io infatti mi occupo di consulenza finanziaria, aiuto le persone su tutti i lati a 360 gradi del risparmio gestito e spero anche di poter aiutare le persone all'interno del capitolo portando referenze e conoscenze della mia rete. In un capitolo c'è la rete che funziona. Sì, sono sicuro che da quello che ho potuto vedere che è un gruppo coeso, unito e ci sono forti sinergie all'interno. Nel capitolo Maioliche c'è anche chi si occupa di case. Sì, sono Luigi Lentini, sono uno dei soci fondatori del gruppo immobiliare Circase che ha 7 agenzie da Bologna a Ravenna e col mio team seguo le agenzie della Romagna, quindi Imola, Lugo e Ravenna. Come ci si trova nel capitolo BNI? Devo dire che è un'esperienza che consiglio a tutti perché mi ha consentito di venire a contatto con professionisti di ogni settore e sto utilizzando veramente questa professionalità al servizio mio e dei miei clienti. Il mercato immobiliare sta ripartendo alla grande? Siamo in un momento, secondo me, di mercato, fra virgolette, drogato e che